Benvenuti in Me Molto Altro, sono il Me in Hogwarts Legacy. Non sarà un video su Hogwarts Legacy, ovviamente, ma sarà un video su un gioco molto particolare che mi è stato segnalato da un mio utente, da un mio iscritto. Fedez Morello, ti ringrazio tantissimo di avermi fatto scoprire questo gioco perché non lo conoscevo. Però sembrerebbe molto interessante. Si tratta di Echoes of the Living. È un gioco, diciamo, strutturato come erano i vecchi Resident Evil 1 e 2, ma anche il 3, e i vecchi Silent Hill, Silent Hill 2, Silent Hill 3. Quindi dovrebbe essere un gioco basato sulla grafica 2D vista dall'alto, insomma. Ma adesso lo andremo a vedere perché sono molto curioso. Oh, Echoes of the Living, demo. Attenzione che è una demo, però ho voluto provarla. Cioè, la voglio provare con voi. Allora, mettiamo tutto ultra perché c'è il computerone potente. Allora, qui innanzitutto c'è qualcosa che non quadra. Ok. Ah, forse perché c'è il mouse che dà fastidio, potrebbe essere. Allora, andiamo in back. Ah, però qua mi sento un capo per forza. Vabbè, controllo, gli audio dovrebbero stare bene. Va bene, questo più o meno, dai, sì. I sottotitoli mettiamoli perché sarà un gioco tutto totalmente in inglese e vedremo se riuscirei a fare qualcosa. Allora, godiamocelo tutto e vediamo un po' com'è questo gioco. Oh, è proprio come cosa, Resident Evil praticamente. E questo è Liam Hawkwood. Altezza 1,83, mazza mica poco basso. L'età è 26 anni, molto più giovani di me. E mazza pesa 74 kg. E il sangue è il tipo B+. Mentre Laurel Raves, che ci interessa un pochino di più. Poi perché lo stereotipano sempre con sto ombelico de fuori? Non c'è bisogno da farla sexy. Cioè lui è tutto vestito, tutto coperto, lei l'hanno dovuta far scoperta. Vabbè, questo vabbè. Non è solo una mia piccola... piccolo neo che metto lì. 176 cm di altezza, quindi 1,76 m, 28 anni più grande di lui, dei 2 anni, pesa di meno. Vabbè, ma il peso a che serve? Cioè, il sangue di tipo 0 meno, negativo ovviamente. Vabbè, scegliamo Liam Hawkwood. Vediamo un po' di cosa si tratta. Però notevole, vabbè, sempre zombie si tratta, oddio. Come si fa qua? Che devo fa? Ma non ho la pistola, no, non ho niente? Ah, non ho niente, vedi? Scusi signore, ma lei... Allora, io vado di qua, eh. Graficamente è uno spettacolo. Oh, oh, aspetta. Veramente, graficamente è qualcosa di bello. Ma che bello può essere sto gioco. Ma grazie Fedez Morello. Senti i suoni. Chi è? Ah, sono loro, certo. Allora, per questo tipo di giochi l'audio è fondamentale. È veramente ben fatto perché si sente. Io poi le cuffie, quelle diciamo di una marca ben nota che è uscita adesso, proprio in questi giorni, e andate a vedere, non vi posso dire la marca perché non mi paga nessuno. Però comunque si sentono tutti i dettagli di questo rubinetto aperto. Posso prendere niente? Mamma mia, quanto è bello! Ma guardate le bottiglie tutte rifinite, tutte ognuna diversa dalle altre.
Allora, qui c'è una botola, però aspettiamo, perché qua tocca vedere le cose fatte bene. Devo cercare una pistola. È un bellissimo pianoforte. Mamma mia, che atmosfera. Angoletti vostra, ma avete fatto abbiamo un corpo, dannati. Bello però, bello. Ah, qua ci stanno i proiettili. Lo shotgun, perciò ci dovrebbe essere il fucile. Lì brilla qualcosa. Caricatore per una pistola, diciamo, normale. Però se non c'è mai una pistola, vedete che ce l'ha questo e mo si alza. Allora, equipaggiamola. Se funziona come i vecchi giochi. Usa. L'ho messa? Che figata! Allora, vediamo se c'è qualcos'altro. Qua c'è una porta. Mo qua c'è da scoprire. Andiamo alla porta? Però ci sarebbe anche la botola. Vediamo un po'. È chiusa, meno male. Hai tirato fuori una perla, Fedez Morello. Sappilo che ti ringrazierò a vita. Allora, correre, vabbè, con il cerchio. Piamo i proiettili che servono. No, però... veramente mi sta piacendo un casino. Oh mamma mia. Non tanti scarafaggi, ma guardate le luci, le dinamiche del lampadario che si muove. Veramente, se lo fanno in italiano io lo prendo. Telefoniamo a casa e ti telefono a casa. Allora qua però andiamoci di... Allora ok, su e giù un pochetto come erano quelli vecchi. So voi, ma io mi sto facendo la pupù, nei pantaloni. Allora, è chiusa dall'altra parte. Qui qualcuno si è sentito male, pure parecchio. Allora, qua apparentemente non si può fare niente. A meno che c'è sta porta qua. Guardate che la luce, la grafica, tutto quanto, veramente è il livello spaventoso. Oh, ho trovato analgesico. I dettagli anche di tutti i mobilio, tutto. Sì, ma non famo rumore. Restroom key. Ok. Mo succede il patatrac. Quanto uso io sta cosa. Però te pare che qua non c'è più niente? Qua io l'inglese. Vabbè, Joss, ho letto questa cosa. È l'inferno qui. Ti freak il manager. Allora, il manager è impazzito. È avviato non so cosa, però vabbè, parla del bagno che si è chiuso dentro, si è chiusa la porta dentro quando la polizia è arrivata.
Those who quick check. This bite wound is look every time I take. Ok, Sara. È Sara, sicuramente. Allora, comunque. Ma guardate i riflessi, che figata sulla cosa, sulla porta. Che poi sembra una cavolata, ma mentre giocate a sto gioco e vedete un riflesso del genere, vi sembra di vedere comunque uno zombie, una cosa, insomma. Allora, vediamo se il bagno è questo. Non ci credo mai. Ma la devo usare tipo... Ah... La devo equipaggiare praticamente, forse? It's locked. No. Perciò il bagno sta sotto, logicamente. Sa che al bagno non ci andiamo. E niente proprio. E vabbè, amici cari, restiamo qua sopra per tutta la vita. Chi ci piace ammazza qua. Bella sta cosa che gira su se stesso, come giravano i giochi. Forse è fatta apposta, non sto scherzando. Credo che sia fatta apposta. Vabbè, tocca affrontarli mo. Tocca andare sotto. C'è poco da fare. A chi tocca non si ingrugna. Yeah, bello mio, yeah. Non credo che si avvicini così, eh. Troppo facile. Allora, il bagno. Eccite qua. Yeah. Mannaggia. Ammazza, quanti te ce ne vanno? Vabbè, le ragdoll della fisicità di questo lo vedono un po' meglio, Però vabbè, dai, ci sta. Un altro. Mannaggia, levati di torno. E tiralo fuori. Dai, un bel calcio. Un pochetto da rivedere le animazioni, Ma secondo me è una demo, si può fare. Qua però c'è... No, pensavo che c'era qualcosa. Allora, equipaggiamo intanto un analgesico, sì. C'abbiamo solo 3 proiettili, Combina. Allora. Però non abbiamo visto ancora la cosa lì. Locked. Vediamo se... vedi. Però aspetta. Perché ok che si è aperto tutto. Però... Qui... Ah, ci vuole... Ok, un piede di porco. Una sorta di cosa così. Va bene. Mamma mia. Mannaggia a te. Levati. Ma levati proprio da dosso da me. Ancora. Allora, prendiamoci l'analgesico, assolutamente sì. Chi c'è sta qua? C'è una chiave. Manager key, ok. Vediamo la salute. La salute sta male. C'ho solo 2 proiettili. Come famo? Ma sta porta come funziona? Questa gli è partita il cervello. Vabbè, normale. Quindi o sopra o sta cosa qui. Ci proviamo, ma non credo che serva la chiave qua.
No, ci vuole qualcosa per forzarla. La di qua era? No, ok. Di qua. Ah, è chiusa dall'altra parte, quindi... Ah, forse questa. Wow. Wow. Tappiamo... qua stanno a rompere qualcosa, eh. No, Ah, perché è una replica. Non è vero. Collezione di libri. Vabbè, resta là, amico mio, che... Mannaggia a te. E non c'ho più le cose. Mannaggia. Allora. Ma non funziona. Ah, perché questa... Ma no, però dovrebbe funzionare. Combina con questo. Perché non funziona? Scusate. E non funziona. Vabbè, famo così. E non funziona, non ho capito il perché. È chiusa. Ah no, l'ho sbloccata. Ok, allora restiamo qua. Perché non... Non funziona? Pure sono proiettili. Funzionano. E vabbè, allora facciamo così e cerchiamo da... Non ho capito bene che devo fare qua. Ma mo m'ammazza. Ma forse c'è la pianta? Allora, intanto usciamo da qua. Ok, allora la pianta, usala, ma non fa niente. Combina con che? Vabbè, mannaggia a te la paura che mi ha fatto prendere. Levete. Alzate e levete. Entriamo là dentro. Vabbè, famo così, va. Via, via. Mannaggia. Oh, mamma mia, come l'ho schivato. E mo? Oddio, ammazza. Pia la mazza. Mo sarà un casino, Non capisco perché non mi fa usare queste. Vabbè, siamo morti. No, forse ancora no. Se ce fa passare, mannaggia a te. Vabbè, alla fine. Non ci ha fatto passare. Ci siamo fidanzati. Ci siamo fidanzati con lo zombie. Speriamo che non riparta tutto da capo. Mannaggia. Ci fa ricominciare tutto da capo. Mannaggia la miseria. Vabbè, vi farò il salto tutto quanto fino a che... Tanto più o meno lo sappiamo. Va
vabbè, qua più o meno mo l'abbiamo capita, dai. Magari la facciamo tutta bella veloce, tanto ormai lo sappiamo. Una speedrun del momento. Allora, non devo sprecare i proiettili, quello l'ho capito. Qui magari potevi metterci una cosa, eh. Allora, vediamo se era qua. La pistola e i proiettili, dai. Allora, andiamo prima qui. Ah no, non si poteva qua, ok. Ok, usciamo e andiamo sotto. Adesso cerchiamo da non far qui e andare direttamente al bagno. Se ci riuscissi, senza sparare un solo colpo, sarebbe l'ideale. Vabbè. Vai, ok. Io ce so fa, mo è vero è tutto quanto, ma... non dovevo andare lì, invece. Oh sì, vediamo. No, era qua. Mo qui, vabbè. Ah, bello. Io sono dalla polizia. E dobbiamo andare sopra. Qua cosa c'era? Ah, ok, il bagno, sì. Però non capisco io sta porta. Se è una porta o... Si capisce. Va bene, andiamo fuori. Attenzione, mo. Proviamoci. Vai. Che dribbling alla Cristiano Ronaldo proprio. Allora, andiamo sopra. Vediamo qua cosa c'era, se c'era qualcosa di interessante. No. Ok. Qua e qui.
No, sbagliato proprio. Allora, la chiave. E quell'altra. E qua ci stanno... Ah, perché questo è un altro tipo di cosa, ok. Vabbè, questo si potrebbe pure ammazzare, volendo. Yeah, yeah, bello mio. Ok. Mo il piede di porco. Mo tocca andare giù. Per forza proprio di cose. Che sbaglio. Che sbaglio. Vai, 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 vai. Ok, andiamo via. Allora, qua però mettiamocela una magari. Abbiamo già equipaggiato il piede di porco e mo tocca stare attenti a quello che si fa qua. Se sbrigamo. Vai, vai, vai. Aprilo. Entriamo sotto. Una chiave. Slocket. Allora, la chiave dove potrebbe essere? Ah, forse là sotto. Cioè, sempre qui, però. Vabbè, però allora ditelo. A quella porta là potrebbe essere? Cioè, quella lì. Vabbè. Uno ho schivato, mo tocca vedere l'altro. Vai. No, non era questa. Quale cavolo era la porta da aprì? Allora, vediamo un pochettino. A small key probabilmente una cosa chiusa. Allora, la mappa non si può vedere. Non si può vedere la mappa. Allora, non era qui. E quindi sopra non era. O forse dentro la cantina. Vediamo un po'. Vai, sfruttiamo stasi. Vabbè. Proviamoci. Proviamoci e ci siamo riusciti. Probabilmente qui dentro. Non me lo ricordo se c'era una porta. Sinceramente. No, qua si esce. Mondo sta questo. Se vi è di qua io vado di là. Perciò allora è sopra. Ando stai? Non lo vedo. Eccolo, va papà. Vieni qua, mangiami. Magnami. Sono qua. Dobbiamo riandare sopra per forza. È l'unica via. Che c'era una cosa chiusa qui, mi pare. Allora, qua ok. Mannaggia a voi. Non c'ho più la pistola. Forse era quella da aprire. Allora, vediamo come stiamo. Male, come stiamo. Era di qua? Non mi ricordo niente. Oh, mamma mia. No, qua c'è quest'altro cattivone. Io non ho capito dove devo andare qua. Che ce n'è un altro qua? La chiave dove la devo utilizzare? Forse
Ah, forse dentro la cosa qui. Vediamo. Vedi. Devo rinnare sotto, mo. Mo è un problema. Allora, sotto, ok. Vabbè, ce la si può fare, dai. Allora, mettiamola. Dai, ce la si può fare ampiamente, su. Mo tocca vedere se c'è qualcuno qua. Cos'è qui? Mannaggia. Mannaggia. Mi sa che è finita la demo. Credo, forse, non lo so. Dice loading, caricamento. Si sente l'acqua. Ah, ok, siamo nelle fogne, ancora continua. Mo. Allora, è chiusa. Ci sono i ragni. Perfetto. Perfettissimo. La devo rimuovere forse col fuoco. Era uno zombie romano che ha detto oh. Allora qua c'è però una valvola. No, non si muove. Non mi ha visto, mi sa. No, invece mi ha visto e come. Lo so, là ci starà qualcosa, ma io danno avanti. Quanto si sapeva che era chiusa. Andiamo sopra? Una maschera... Ok, c'è stato qualche esperimento. Peridot sampling. Ah, ok, qualche sorta di mescolanza di ingredienti. Che io vengo dai vecchi Resident Evil, Dino Crisis, un pochetto, lo so. Azzurrite. Vabbè, sono cose che in inglese dura da spiegare. E mi ho trovato un'altra chiave. La warehouse key. Ma qua manco c'ho i proiettili, niente. Andiamo. Tanta roba. La è chiusa. Noi siamo pieni di chiavi. E l'ha aperta. Stiamo fuori. Allora, io sto andando totalmente a caso. Quanto ricorda Silent Hill il primo in questo pezzo? Vabbè. Allora, scusate, non volevo, eh. È un'altra volta questa. Allora, ritorniamo dentro e così completiamo un pochettino quello che c'è da fare qua. Una carta magnetica di livello A. Allora, là dentro ci starà qualunque cosa, tipo proiettili, roba simile. Ah, ok. Allora, 9 mm, shotgun, gunpowder, magnum, esplosivo, fantastico. Allora, vediamo un pochettino qua che cosa bisogna fare un attimino.
Allora, quindi andiamo a vedere un pochettino. Il microfono mi si è spostato, mannaggia. Allora, facciamo così e cerchiamo di stringerlo. Ok. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Se qua c'è un computer. Ah, un floppy disk, vedi? Eccolo qua. Ah, ok. Floppy disk per salvare la partita. Ma pensate che si sono inventati. Bellissimo. Che prima era la macchina da scrivere, ora è floppy disk. Mi pare logico. Però floppy disk, insomma, è un po' vecchiotto. Però ci sta come mezzo di... Oh, mamma mia, mo. Ah, intanto prendiamo questa. La polvere da sparo. Dove l'avevo messa? Ah, eccola, forse... Non mi apre più la cosa. Ah, con quadrato, con X del controller dell'Xbox. Allora, quella non la posso più aprire, va bene. Qua non c'è niente. Perché non posso più aprirla? Scusate, eh. Va bene, abbiamo salvato. Di qua? Come faccio a fare le cose? Scusate, eh. Allora. Perché le combino? Ok, qua si è salvato. Con calma riusciremo a capirci di più, eh. È chiusa dall'altra parte? Vediamo un po'. Sì, perché di chiavi non ne ho più. Ho solo quella magnetica in realtà. Così. Ah, però qua c'era la cosa della luce. No, non può essere. Dobbiamo andare per forza fuori. Non vedo altra strada. Mi tocca affrontare questi o quella lì. Solo che questi... Mannaggia, mannaggia, mannaggia. La vita ce l'ho pure bassa. Mazzè, non è caduto di niente, oh. Vediamo se questo c'ha qualcosa. Credo di no. Invece sì. Ricarichiamo. Cos'è qui? Ci serve un'altra chiave tonda, diciamo, square, però era quadrato in realtà. Una barricata, ecco, quindi non dovevamo andare qua. Allora, andiamo a affrontare quella là. Questa cos'è? La piantina quella buona, cioè nel senso... Sì. La usiamo. Poco, però va bene così. Cerchiamo di sprecare meno proiettili possibili. Ok. Eccone un altro, va.
E mo? Cosa c'ha questo? Una forcina. Una forcina. Ricorda davvero molto Resident Evil 3 più che altro qui fuori. È un miscuglio di tanti generi. Alla fin fine delle cose. Oddio, qui mo chi c'è? Mannaggia a voi. Ma chi ve ci ha mannato? Ma da dove sono usciti questi? Qua ci rimango. Mannaggia, mannaggia. Non gliela farò mai. Vabbè, sono morto un'altra volta. E invece no. Se non ricarichi, però bello. Ok, questi sono morti, ma io sto più di qua che di là, A meno che trovi l'analgesico, marò così. Allora. Guarda come sto. Che figata. Però la forcina mo se rompe. Come si fa? Come la faccio? Forse col mouse me lo fa fare? Ah, ok, tatta. E beh, ah, perché rimangono su, certo. Ok, aperta. Mo so cavoli. Ricarichiamo la pistola. No, non sto male, sto peggio. Qua c'è una porta? No. Se non trovo un analgesico, vado a finire all'ospedale proprio. Sto vetro quanto so che... Mi trovo un analgesico. Entriamo qui per il momento, poi vediamo. It's locked. Non è che si risolve tutto con quello, Aspetta che qua c'è la tessera, ho vista. Allora, affuse. Che porti? E ce l'ho la chiave. Ah, perché devo riattivare la corrente? Ma qua è un macello, mo, se non c'è un analgesico. Dovrò arrampica qua? Ah, eccolo! Ok. No, che ci ha dato? Eccala. E per forza, una è andata, poi l'altra. Uno. Non sprechiamo i colpi perché... Non credo di averne da... 40, insomma gliela potrei anche fa. Se trovassi un analgesico. Non si trova... un'ambulanza, ci deve stare per forza qualcosa, dai. È un'ambulanza proprio apposta. E la combinazione qui chi la sa? 6, 7, 2, 1, questa no. Mettiamola a caso. Allora, facciamo una cosa.
Ci sarà qualcosa di esplosivo. Ok, niente. Non ce l'abbiamo la combinazione né di questa né di quell'altra. Ci siamo lasciati alle spalle. Chiusa dall'altra parte. Cos'è? Tipo delle cose o delle piante, pare che ci stanno dentro la porta. Allora proviamo a entrare qua dentro. È chiusa. Non la vedo bene qui, non la vedo per niente bene. Che cos'è successo? Perché è chiusa qua? Mannaggia a te! Ma mannaggia a te proprio! Mori! Ma no! È la fine! Ci siamo rifidanzati un'altra volta. Vabbè, ma adesso posso caricare la partita. Certo, sarà lunga andare di là. Mannaggia, mannaggia. Però è un bel gioco, mi sta piacendo. Veramente... bello. Allora, low end game. E ripartiamo da là e vediamo che si deve fare, perché abbiamo quella tessera magnetica, però non la priva. Certo, magari adesso abbiamo un pochino più di vita. Poi comunque è relativo a quello che facciamo. Cioè veramente la vita ce l'abbiamo abbastanza qua. E non farci uccidere da quelli sarebbe l'ideale. Allora prendiamo qua che non l'abbiamo preso. Mi sembra basta qua. Vedi qua no... Ah, questo è lo storage, ok. Ok. Il floppy l'avevo messo, sì. E mi pare che avevo fatto... Ah no, però qua non avevo fatto tante cose, vedi. La combinazione io non la so qua. Allora, ricarichiamo la pistola e ripartiamo. Che tanto qua mo ci stanno. Ah no, non ci sono. Dove avevo preso la forcina io? Sembra da questi. Boh. Andiamo. Ok, ricarichiamo che è meglio. No, qua ci sono le pistole. Allora, qua è square-like shape. Ci serve una cosa particolare. Vabbè, almeno qua l'abbiamo già fatti fuori, poi si vedrà. Ti avvicinare. Mi dovrei sparare prima però a questi, perché sennò dopo si avvicinano troppo. Allora, vediamo qua se c'era una continuazione di qualcosa. No. Arriva quello.
1, 2, 3. Sbagliato. 4. Che lo vedo là su te piante. 5. E ok. Questo c'aveva la forcina. Ok, allora ritorno lì. Dentro qua non ci starà niente, non credo. La pizza. Ecchi lì. E uno è andato, dai. E anche questo è andato. È meglio ammazzarli che fa qualcosa di peggio che morì noi. Almeno ci andiamo anche meglio adesso. Allora, come prima era così e poi così. Ok, mo da qua è tutta campagna. E qua non si andava, mi pare. È chiusa. Ok. Qua non ho capito se manca la luce probabilmente per mettere la scheda. Ok, abbiamo aumentato anche i proiettili. Famo così, va. Però no, così sto solo a sprecare. Ok. 1, 2, 3. Rialzate. 4 e 5 e 6 e 7. Vai per terra, amico mio. Allora, di qua c'è la combinazione e l'abbiamo visto. Di qua ci ho pazienza. Allora, questa non è la pianta. Ok, allora andiamo subito su. No, vedi. Allora, cerchiamo di metterci qua, però che lo vediamo. E sparagli proprio, mo. 1, 2. Eccolo. Ok. Questo volevo, che non mi feriva. E va bene così. Da dove esci? Ah, è uscito da qua. Ma chi c'è sta? Oh, c'è sta un altro, mannaggia a te. Mo serve per forza un analgesico. Vai fuori dalla mia vista. Ok. Mo. Che bella stanza con gli orsacchiotti. De qua non si va da nessuna parte. Ah, forse però... No. Ok, qua non si può andare. Che brutto però qua. Un fusibile, ok. Però non c'ho l'analgesico. Che brutta cosa.
Ma qua mo... Ah, però qua c'è qualcuno... zitti, zitti, zitti. La siringa. Non so perché facce, ma... Guarda qua. Rimuovi il tappo. Eh sì. No. Una chiave. L'inventario è pieno, mannaggia. La siringa. Che ci abbiamo fatto con la siringa? Vabbè, però abbiamo preso anche la cosa. Certo, se adesso dovessimo trovare l'analgesico sarebbe un problema, che non possiamo equipaggiarlo. Allora, una chiave, forse qui la chiave. Non è questa. Allora, lì ci vuole la combinazione, perciò torno per forza di qua. Sempre stando attenti a quello che si fa. Oh, mamma mia. E mo che... Cioè, dopo sta cosa... Allora, qua è filo blu, filo rosso. Ah, forse questo. Ok, da rimuoverlo. E girarlo. Così non va, però col rosso. Ah, proprio a girarli tutti. Qua è un buon bel macello. Ok. Però qui è... Ah no, è verde, giusto. Però lì combacia con... Che ho fatto? Ho rotto tutto? Allora, capiamoci un attimo. Qui il verde non c'è. Perciò come faccio a... Allora, qua bisogna essere elettricisti nella vita. Allora, da quale partiamo? Non lo so. Partiamo da questo. Ok, tutto bello collegato. Ok, quello che non è collegato è qua, perciò devo fare così. No! L'avevo collegato benissimo. E mo qua così. Qua col verde, fatto. No, qui manca. Allora qua non è così, ma è con... no, per forza. Forse col rosso. E qua per... Ma no, dai! Allora... Che dopo un po'... Starta la corrente. Allora...
però qua ci vuole il rosso, perciò qua ci vuole il blu. Che vada così, poi verde, vai. No, però là ci vuole sempre il blu, perciò così. Rosso. Il blu? No, blu. Eccolo. Fatto, e andiamo. E mo ci vuole la tessera, mi sa. Ok, e stiamo dentro. Mo un'altra chiave. Che cavolo. Ah, però qui mo so pieno di chiavi. Perché... ah, però una chiave e un foglietto. 92439. 92439. 92439. Che sarà qua. Non è... ah sì, 92. Quattro, due, nove, com'era? Nove, due, quattro, tre, nove. Nove, due, quattro, tre, nove. E si è aperta, e si è aperta. Però mo... un'altra chiave. C'ho pieno tutto. Se non sblocco qualcosa. Allora, it's locked. Proviamo con questa. Si è aperta? Ma che? Con questa non si è aperta. Pieno di chiavi che non so che facce. Allora, torniamo indietro. Per forza. Cerchiamo di usare tutte ste chiavi. Ecco qua. Ma chi è? Lara Croft. Allora qui it's locked. Ok, c'è un qualsiasi tipo di chiave. Si è aperta? Ma che? Ok, questa si è aperta. Però qua che c'è? Il trapano? No, aspetta un attimo. Il filo proprio no adesso. Nemmeno questo. Allora, andiamo a prendere quell'altra chiave. Carichiamo qua. Ci conviene via l'altra chiave. In realtà sì, perché ha aperto qua la cosa. Quanti proiettili? 32, stiamo... mannaggia te. Poro ragazzo. No, c'è la poliziotta. Tre, quattro, cinque, sei. Sempre sei proiettili. No, sette per mandarla giù. Uno, due, tre, tre, quattro, cinque, sei e sette. Non ce l'ho più. Qua abbiamo sprecato un sacco di proiettili, eh. A vuoto proprio, perché potevamo far molto meglio. Cos'è questo? Un accendino. E quest'altro? L'analgesico, mannaggia. L'accendino che ce famo, mo? Qui? Without power. E qua?
Mi tocca ritornare tutto indietro. Quanti proiettili c'ho? 15 più 9, Allora, secondo me devo tornare indietro assolutamente e posare sta cosa. Per forza. Non qua. Perché non c'ho i fili, non c'ho le cose. Allora andiamo a posare la carta magnetica magari. Almeno una cosa la posiamo. Allora, ritorniamo qua. Allora posiamo la carta magnetica. Come si porta la roba di là? Ah, swap, ok. Ok, keycard. L'accendina adesso non serve a niente, apparentemente. Allora, anche questa. Com'è complicato, però. Ok, due slot e me li sono lasciati. In realtà anche la forcina non... Mettiamo anche la forcina. Ok, tre slot vanno bene. Andiamoci a riprendere tutta la cosa lì. Però abbiamo una chiave in accendino. Allora qua. Ok, qui non si apre. Carinda là. Però anche il filo. No, qua ho sbagliato proprio strada. Dove devo... Ah, di qua, è vero. O no? Però c'è nel quadrato. No. Cavolo, devo andare qua. Mi sono perso. Perché mi sono perso? Ah, perché non era qua, ok. Ho sbagliato la porta. Non era qui, era laggiù. Ok, adesso sì. Però sempre attenzione che non ci siano zombie. Allora, potremmo anche entrare qua e vedere cosa accade. Allora, qui c'è il filo che secondo me tocca attaccarlo lì. Entravano. O no? La batteria non c'è, mannaggia. Qui. Questo no, gli diciamo. Vabbè, il filo ce l'abbiamo. Mo' vediamo un po'. Allora. Combiniamo ste due cose. Almeno ci abbiamo più proiettili. E ok. No, porca miseria, sono quelli di shotgun. Non ci servono questi. Mannaggia. E... andiamo di qua.
Però se non accendo la cosa, là la corrente è inutile qui. A meno che ci sia qualcosa da quest'altra parte, ma la vedo brutta. Pure la roba in offerta ci sta. Allora. Di qua no, perciò la logica mi dice di qua. Ah, però devo andare a prendere il medicinale. Ok, è meglio andarci. Dov'era? Qua? Ok, e ce lo prendiamo subito. Almeno siamo un pochetto meglio di prima. E qui brilla qualcosa, ma non... Ah, però qua... Wireless... O vedi? Vediamo se si apre... Chissà che cavolo c'è là dentro... Oh, vedi, muse... Ah, perché c'è la frigorifera, ok. Mo qui. No, c'ho paura che non siano quelli giusti, poi. Ivy Grand Power dovrebbe essere questa. Vediamo un po'. Speriamo bene, se no tocca tornare indietro. Ma allora io sono un cretino, proprio. Vabbè. Era da usare quell'altra. Oh, questo che c'ha addosso? Sì, queste sì. Ok, meglio di niente. Che c'ha addosso? Una tronchese, quindi per il lucchetto. Per il lucchetto che abbiamo incontrato in più di un'occasione, in realtà. Allora, quindi ok, qua va benissimo così. Mo... Saranno entrati altri zombie? Un lucchetto. Non male davvero. Abbiamo anche uno slot libero. Mo. Dove stava il lucchetto? Qua? No, qua c'era la cosa da batteria e quindi no. Forse proprio... Lucchetto. Mi ricordo qua. Oh, vorrei... Sbagliamme. Però non c'era una porta con lucchetto. Stava proprio dietro la porta. Cioè dentro quel... Qui. Allora. Qua me la ricordo che c'era. Ok. Tronchesi. La batteria. Perfetto. Va bene, qua dentro invece richiede due keycard. Io ce n'ho una in realtà. Va bene, poco male, lo sappiamo. Però qua non ho indagato cosa poteva essere. Mannaggia a te, mi ha fatto pian colpo. 2, 3. Arzete. 4, 5, 6 e 7. Sempre 7 colpi, eh. Allora, vediamo qua cosa c'era. No, un altro di questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E basta. Qua.
Andiamo a mettere la batteria intanto. Vediamo cosa accade. Batteria di qua. Ok. E mo? Che mo risorto? Niente. Allora, servono due carte. Una ce l'ho. L'altra... Qui parebbe che non c'è nulla. Se qua ci eravamo scordati qualche... Ah, vedi? Però... Ma forse è questa? No, però una chiave c'è qua che apre qualcosa. Ah, ecco, le tronchesine qua. Le tronchesine, le tronchesi. Ok. Ecco dove l'avevo visto, il lucchetto. Ma qua prepari... Cosa sono questi? Analgesico, buono. Buono. E là? C'è tipo un bicchiere. Buonasera. Lei, qua. Ecco qua. 3, 4, 5. Rialzate. 7. Quante pallottole ci abbiamo? 10, quindi 25 ancora. Non è una buona situazione. Qua? Un floppy disk per salvare, ovviamente, ma non possiamo farlo. Che siamo pieni di cose. Qui un sacco di piante. E ci vuole il coso. Mannaggia la mamma. Quindi sappiamo che qua ci si può andare, ma devo tornare indietro. E qui? It's locked. Vediamo se è una chiave. It's locked. Allora, tocca andare per forza indietro e prendere la roba. Cioè, posarla e prende la forcina lì. Qui non c'era niente di particolare, mi ricordo. Facciamo una piccola ispezione. Niente di interessante. Ok, di qua. C'era il bagno, niente di interessante. Dobbiamo tornare per forza indietro. Di qua. Allora, adesso posiamo le cose da shotgun, che non l'ho trovato tanto il fucile. Però non vorrei essere avventato che poi me ne pento. Allora, innanzitutto le tronchesine. Che scelte qua, perché l'accendino potrebbe risultare che poi serve. Le tronchesine, chi lo sa? Posiamo questo e riprendiamoci. Riprendiamoci qui la. Questa.
No, ho messo anche l'analgesico, mannaggia a me. Però poi dopo mi rimarrebbe la cosa. Posiamo idronchesine, che vedevo di. Speriamo che non servano. È uno slot, me lo lascio libero per forza. Qui nemmeno è questa la chiave, secondo me. Ci avevo provato, mi sembra. No. Allora, torniamo lì a quella casa e vediamo che c'è da fare. La casa... è qua? No. No, assolutamente no. Qui te pare che non si apre. It's locked. Vabbè, questo è il guardaroba, però non dovevamo andare qui noi, ma qua. Là c'è il floppy. Qua per forza. Allora, usa. Vediamo un po'. Questo rimane su. Ok. Ok, aperta. E mo, so cavoli. Questa che è una buca? Vorremmo saltare dentro la buca? Oddio, la cosa chimica. No, non possiamo assolutamente mettercela adesso. Embe. 3 4 5 6 7 8. Mo so cavoli per noi. La cosa chimica? Mo? Cioè, mi ha fatto entrare qua dentro solo per sta cosa chimica? Ok, qui ci siamo, però poi alla fine della fiera. Forse devo tornare proprio indietro, indietro, indietro qui. Ma qua c'è una porta in realtà. C'è una porta. Secondo me devo tornare indietro, non c'è più nient'altro da fare qui. Però tornando indietro... servono comunque quelle due tessere, le cose. Forse sta cosa chimica è per scioglierlo. No. Forse è qua. Vedi? Con l'accendino. Con l'accendino. Con l'accendino. E beh? Set on fire. Beh, ce l'ho.
Allora, andiamo sopra a vedere che c'è da fare, perché non ci sto a capire niente. Perché? Io poi l'inglese. Allora. No, io devo leggere no, perché poi io non è che sono capace con l'inglese. Studiate. Allora. Facciamo così, va, facciamo prima. Allora, fammogli una bella foto. Ora ho bisogno per qualcosa. Ce l'abbiamo l'accendino, l'avevo capita bene. Ce l'abbiamo l'accendino. Scusate, L'accendino. Con che te lo combino l'accendino? Ma ho l'accendino, porca miseria. Ma ho la... Ho un dannato accendino io. Niente, serve il fuoco. Cioè, serve la benzina, qualcosa, forse. Allora, ma dove lo vado a prendere? Cioè, il fuoco... Forse... Oh, eppure quello, eh. Avrei anche quella chiave che non ho capito dove va ad aprire cosa. Ma nemmeno posso tornare indietro in realtà, perché qua mi c'ero buttato. Perciò quella chiave deve aprire qualcosa qui nei paraggi, per forza proprio. Magari c'è la benzina o qualcosa di simile per... Però qua c'è il carburante e non ci posso arrivare. Magari c'è qua qualche porta, qualche cosa strana da aprire. Boh. Allora, qui no, probabilmente di dietro, non ci sto a capire più niente. Cioè, di qua. Square like. E non lo so. Ma anche tornando tutto indietro è un casino, perché non mi accende. O è un bug, ma non credo, perché questo gioco fino adesso non ha bug. È privo assolutamente di bug. È veramente ben ottimizzato, almeno per il mio sistema. Comunque è ottimizzato. Questa è bloccata.
qui non si può fare più niente. Che strano. Però lì c'è... No, non è del fuoco? Forse dovrei controllare bene veramente qua. Io sospetto che quello sia il bagno. Vediamo se qua dentro mi sono scordato qualche cosa. Tante orte. Apparentemente no, però... È qui che a me non mi sconfiffera. Perché non me la fai aprire? Ah, forse... Però pensavo da metterla come... come arma. No, non funziona. Nell'armadio no, non so che fa. Beh, magari il floppy prendiamolo, andiamo a salvare la partita. Qui mi fa entrare dentro al buco e risiamo sotto, perciò non è qua. Qui nemmeno in realtà, perché a meno che non c'è qualcosa che però c'era, perché stava dentro al frigorifero, però non me la fa prendere. Ah, forse... Ah no, perché vedeva questo, ok. Però la polvere da sparo, mannaggia, può essere combinata con il fuoco. Facciamo così, va. Ma è vero che mi sono presa la cosa. Proviamoci, oh, male che va, non funziona. Allora, dove dovevamo andare? Oh, mamma mia. Là nel coso, nelle fogne. Proviamoci così, è l'unica, L'unica cosa che mi viene in mente da fa. A meno che qua si apre il gas, ma non si apre niente. Allora.
Proviamo a combinare questa con questa. E non funziona. Non lo so, non lo so. Andiamo a salvare e poi ci salutiamo perché non riesco a capirlo. Poi non ho nemmeno la tessera magnetica qua per andare qui a sperare di fare qualcosa, che ce ne vanno due addirittura. Probabilmente il fucile. Niente, andiamo a salvare. Dov'è? Ah sì, è qua. Salviamo questo. È un gioco veramente bello, ti prende un casino se sei fan di questo tipo di giochi. E veramente mi ha sorpreso, graficamente bello. C'è qualcosa sicuramente da migliorare, ma per essere un gioco, diciamo, prodotto così, con non tante aspettative, diciamolo, veramente, è veramente un gran bel gioco. A me sta piacendo tantissimo, mi piace tantissimo. E niente, questo video gameplay molto corposo ho voluto portarvi, dovete ringraziare anche Fedez Morello che me lo ha suggerito, e giustamente ha suggerito un ottimo gioco, non una tripla, sia chiaro, intendiamoci, però è un gioco veramente molto molto interessante che vi consiglio l'acquisto non appena uscirà su Steam. Veramente veramente una bella sorpresa. E niente, io vi saluto, se vi è piaciuto questo video gameplay molto corposo mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e ci vediamo in Hogwarts Legacy o in altri video di meme e molto altro, o anche dirette, vediamo un po' su Twitch o su YouTube, vediamo un po' che fare. Ciao! Bottoncino magico.